Nella pubblica amministrazione almeno il 30% degli statali non andrà più in ufficio perché avrà una postazione permanente. Così questo è almeno quello che ha annunciato la ministra Fabiana Dadone, e anche il settore privato sembra convinto di continuare l'esperienza dello smart working, una parola inglese con la quale siamo diventati familiari, che è diventata familiare anche per noi. E questo accadrà anche nella fase 2, per tutto il proseguimento della fase 2. Ma quali sono i pregi e i difetti di quella che per il nostro paese potrebbe determinare una vera e propria rivoluzione nel mondo del lavoro? Sono tante le cose che questo virus ha cercato di insegnarci. Il problema è capire quante ne abbiamo capite. Un lavoratore oggi praticamente vive incapsulato in un ufficio, e questo ufficio di solito è in un quartiere lontano dal quartiere in cui poi la notte dorme. È completamente estraneo al quartiere in cui lavora. Però, siccome lavora nel grosso della giornata e per 5 giorni almeno alla settimana, è estraneo anche al quartiere in cui vive. C'è una doppia estraneità. Con il telelavoro finalmente questa separazione si ricongiunge. Si ripete cioè quella meravigliosa situazione che si aveva nella Firenze rinascimentale, quando ognuno lavorava nella bottega, la bottega era vicino, accanto, sotto la propria abitazione. All'imbrunire, quando non si poteva più lavorare, si cominciava a discutere di politica, di estetica, di civiltà. È questo che ha creato il grande rinascimento. Se si pensa che Firenze aveva appena 18.000 abitanti, ci si rende conto che era proprio quell'unione di vita e di lavoro, quel prodigio che era la bottega rinascimentale, a creare questo miracolo. Il 3 marzo in Italia lavoravano a casa o in smart working 570.000 persone. 2 giorni dopo lavoravano 8 milioni. È una cosa che potevamo fare con calma, fatta bene, gradualmente, e che invece abbiamo fatto in modo rabberciato e all'improvviso. La possibilità del lavoro agile, per dirla in italiano, è una possibilità straordinaria, no? È evidente che la produttività può aumentare molto. E lo dimostriamo adesso, perché chi di noi lavora in smart working non lavora di meno. Noi dobbiamo distinguere tra telelavoro e smart working. Telelavoro significa fare pari pari a casa, nella casa, ciò che prima si faceva in ufficio, alla stessa ora, con gli stessi intervalli, con gli stessi ritmi. A questo tipo di lavoro a distanza, che si andò ventilando intorno agli anni 80, agli anni 90, e poi man mano succeduto un tipo molto più agile, molto più elastico. Cioè io capo dico al mio dipendente: tu entro domani sera mi devi fare questa pratica, e lui entro domani sera me la deve fare, scegliendo l'orario, se preferisce lavorare di giorno, di notte, a casa, al bar, in giardino. Dopo 200 anni di abitudine al lavoro in ufficio, occorre un po' di tempo prima di cominciare a lavorare per bene con lo smart working. Siamo in clamoroso ritardo. Quando negli anni scorsi dicevamo che come paese dal punto di vista del digitale eravamo indietro, tutto l'indietro di cui parlavamo si è visto adesso, si è visto la fatica immensa che sta facendo il mondo scolastico per fare didattica online, la fatica ugualmente grande che stanno facendo le aziende per stare aperte con lo smart working. Cioè non eravamo pronti, non avevamo le competenze, in qualche caso non avevamo i computer nelle case, non avevamo gli abbonamenti a banda ultralarga, non eravamo pronti. Il telelavoro ci consentirebbe di ricompattare lavoro e vita, che invece abbiamo sempre messo in contrasto.
abbiamo regalato ore e ore al pendolarismo, inquinando tra l'altro, inquinando la città, sottraendo tempo e denaro ai lavoratori, sottraendo alle imprese la produttività, perché lo smart working comporta un 15-20% di produttività in più. Ora questo gap speriamo di recuperarlo, cioè ci siamo resi conto che il digitale è importante, che la tecnologia è importante, che ci aiuta non solo a vivere meglio e a lavorare, ma anche a prendere decisioni migliori. Alla fine di questa emergenza che stiamo vivendo, dovremmo scegliere, vogliamo tornare indietro o vogliamo approfittare di questa cosa per andare avanti? C'è una frase molto bella che dicono, usano negli Stati Uniti, un po' cinica: non bisogna mai sprecare una buona crisi. Questa non è una buona crisi, questa è una crisi tremenda. E non va sprecata, perché se noi ricominciamo da quello che avevamo prima, allora veramente abbiamo ammazzato il paese, abbiamo un conteggio di morti astronomico e non abbiamo cambiato nulla. Però io sono convinto che le relazioni umane sono fondamentali. Uscire di casa, andare a lavorare, tornare a casa, è un buon equilibrio psicologico e sociale che dobbiamo mantenere. Poi credo che questi siano tutti strumenti che aumentano la flessibilità, senza pensare però che il modello sia questo di queste settimane. Qui dobbiamo, prima possibile, in sicurezza, dobbiamo cercare di riprendere i nostri rapporti sociali, che sono anche rapporti di contatto fisico, ovviamente. Professor Ricciardi, Socrate diceva che la verità sta nel mezzo. Come facciamo a stare nel mezzo tra la necessità di mantenere la distanza sociale e quindi adoperarsi perché lo smart working sia sempre più esteso e la necessità invece di riaprire fabbriche che hanno delle esigenze che sono diverse, dove gli operai, i dipendenti sono più o meno a contatto con gli altri? Come si fa a salvare capre e cavoli? Ma diciamo, seguendo un po' le indicazioni dei tre relatori che hanno parlato prima, cioè cercando un nuovo equilibrio culturale, un nuovo equilibrio organizzativo, un nuovo equilibrio tecnologico. Naturalmente questo va fatto programmando e gestendo al meglio le cose, non reagendo. Il fatto positivo è che noi italiani, quando reagiamo, poi recuperiamo, però vediamo che rimaniamo molto spesso indietro e paghiamo un caro prezzo. Pensiamo al prezzo, per quanto mi riguarda, pagato alla mancanza di tecnologia digitale in sanità. Cosa sarebbe successo se invece, come in Israele, noi avessimo avuto la possibilità di curare la gente a casa, di non farla arrivare in ospedale, di diagnosticarla tempestivamente attraverso il telefonino? Quanti di noi oggi usano il telefonino per fare una diagnosi? Certo. Pochissimi. In altri paesi la percentuale è altissima. E la stessa cosa si può applicare negli altri settori. Naturalmente ci saranno sempre settori che necessiteranno della presenza umana, però quelli che possono essere fatti lontano, nella propria abitazione, perché non farli?